È stato presentato questa mattina presso la sede di Lecce Città Pubblica il progetto SOS Compiti, un progetto promosso dall'associazione che mira al supporto delle famiglie che hanno difficoltà nel seguire i propri bambini durante le attività diurne di studio. Volontari, insegnanti, ma non solo, seguiranno da lunedì presso la sede dell'associazione i gruppi di bambini per il recupero scolastico, ma anche in percorsi di integrazione. Immaginiamo anche che possa essere in favore di quei genitori che hanno ancora qualche difficoltà di integrarsi con la nostra lingua e un supporto a quello che è l'azione della scuola, ma è un supporto anche a tutto quello che l'assessorato al welfare fa costantemente per i giovani e per le persone che ancora non sono completamente integrate per la lingua della nostra città. Il dopo scuola, se possiamo dire così, o il supporto verrà svolto in gruppo o singolarmente per i bambini? Vedremo adesso quando ci saranno le richieste se possiamo fare piccoli gruppi, anche perché serve anche come modello di socializzazione. E dobbiamo cercare di fare in modo che i bambini e i ragazzi, gli adolescenti imparino a stare tra di loro e a condividere. Chi sa qualcosa in più può dare a chi sa qualcosa di meno. Adesso le faccio una domanda di curiosità. Come ovvierete le barriere architettoniche presenti nel locale? Non sono molte le barriere architettoniche perché abbiamo un piccolissimo gradino che faremo superare con uno scivolo che metteremo noi a disposizione. Non sono tante. Naturalmente dobbiamo fare i conti anche con questo, ma siamo ben felici di fare qualche piccola aggiustatura. Come lei noterà, non è un gradino insormontabile, basta uno scivolo che è già in fase di realizzazione.